In un clima di grande cordialità si è svolta presso la sala convegni dell'Hotel Serapo di Gaeta la conferenza stampa di chiusura del Common Training di Gaeta tra le nazionali di nuoto di salvamento di Italia e Cina. Le due selezioni si sono allenate per giorni per preparare nel migliore dei modi i World Games 2009 che si disputeranno a Taipei, sempre in Cina, dal 19 al 24 luglio prossimo. Al tavolo della conferenza erano presenti il direttore tecnico della Serapo Sport Gaeta, Enzo Baldassarre, il commissario tecnico degli Azzurri, Giovanni Antonio Cano, l'assessore dello sport al comune di Gaeta, David Vecchiarello, e i due tecnici cinesi, Nie Yakun e Yang Jingfei. Questi ultimi hanno ringraziato più volte la città di Gaeta per l'ospitalità della propria rappresentativa. Al termine dell'evento, i presenti hanno anche osservato un minuto di raccoglimento per le 205 vittime del terremoto in Abruzzo. La nazionale cinese nel salvamento è una nazione in via di sviluppo, nel senso che attraverso questa occasione di incontro ha sviluppato ha carpito molte tecniche sul salvamento e credo che ai mondiali prossimi che ci saranno a luglio sicuramente loro faranno tesoro di questa esperienza avuta attraverso noi. Anche noi comunque ringraziamo la nazionale cinese perché comunque abbiamo carpito anche noi dei metodi di allenamento che loro comunque hanno. Noi siamo qui per promuovere questo sport. Credo che il lifesaving serva a salvare la gente e non ad una reale competizione. È stata l'occasione per avere qualcuno che ci ha stimolato anche durante gli allenamenti, anche se questo per noi era un periodo un po' particolare perché siamo appena usciti da un campionato assoluto, tra l'altro di selezione. Quindi comunque poteva essere un momento, diciamo, che potevamo affrontare diversamente, anche con più relax, invece l'abbiamo affrontato con un buon impegno perché ci siamo dovuti confrontare anche con loro durante gli allenamenti. Questo è stato anche utile sicuramente.